Un altro comportamento fisiologico presente spesso nel nostro neonato è la cosiddetta crisi genitale, cioè noi possiamo avere delle secrezioni, un ingrossamento delle mammelle. Tutto questo è dovuto a una situazione completamente fisiologica che può interessare sia il maschietto che la femminuccia. In ogni buon conto di queste cose se ne può parlare con estrema tranquillità e serenità al proprio pediatra. Ci possono essere sulla pelle del neonato degli angiomini, delle macchie, le cosiddette macchie mongoliche, dei piccoli eritemi tipici delle prime fasi, delle prime ore di vita. Di tutto questo appunto sono comportamenti tipici, normali. Il pediatra rassicurerà i genitori sulla completa fisiologia di queste situazioni cutanee.